Ciao Angeli! Ragazzi e ragazze, prima le cose importanti. Ho un nuovo profilo su Twitter. In realtà non è nuovo, è il mio primo profilo su Twitter. È stato, insomma, riadattato agli eventi nuovi della mia vita. In questo profilo di Twitter io commento le puntate di Live Non è la D'Urso, del Grande Fratello e ovviamente tutte le puntate dove c'è la fantastica Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Donna Pamela. Non mi ricordo il suo cognome, Perricciolo. Quindi se volete seguire questi commenti in diretta e anche chiacchierare all'infuori di YouTube, il mio nuovo nome utente è @gc2m. M scritto E-M-M-E. At significa chiocciola. Detto questo, io credo di dover fare solo una serie di video per spiegare il dramma di Mark Caltagirone, una persona che non esiste, non è mai esistita, non esisterà mai. E tutta questa cosa è stata orchestrata dall'unica e inimitabile Pamela Perricciolo, che è una donna di mezza età, capa di una società di management chiamata ICOS. Ma queste sono cose a parte, delle quali probabilmente parleremo in un altro video. Ciò di cui vi voglio parlare oggi, in realtà, riguarda una serie di Netflix che oggi è ritornata con la sua terza stagione. Questa serie si chiama Slasher. In pratica, per gli amanti dell'horror, questa è una serie antologica come American Horror Story. In ogni stagione c'è una storia nuova e la trama principale ruota intorno a persone che devono scoprire chi è l'assassino che sta ferocemente uccidendo i personaggi. Bene, la prima stagione era piuttosto classica, parlava di una ragazza che ritorna nella sua città natale dove erano stati uccisi i suoi genitori quando lei era molto piccola e un assassino comincia a uccidere le persone che le girano intorno. Elementi molto classici sia nei personaggi un po' stereotipati che nel setting della città, infatti ricordava molto per certi versi Scream, anche per il vestito dell'assassino. Infatti l'assassino appare sempre con un costume diverso in ogni stagione. La seconda stagione ha ribaltato un po' le carte in tavola e ha introdotto più protagonisti diversi, quindi non solo concentrato su una persona. È ambientata in una comune, una di quelle case piene di hippie che si incontrano in riunioni spirituali per trovare loro stessi. C'è sempre l'assassino di turno che inizia a uccidere tutti quanti. C'è di fondo un omicidio che è stato nascosto molti anni prima e che è ritornato a galla. Chi è che sta uccidendo tutti? Ma oggi è uscita la terza stagione e la terza stagione, ho visto solo la prima puntata, ma vi posso dire che è bellissima fino ad ora. Diciamo che sono stati introdotti personaggi di etnie diverse, orientamenti sessuali diversi e in generale un po' più fuori dal comune, che è una cosa che trovo veramente ottima e splendida. È ora di vedere le persone reali nelle serie TV, non sempre i classici figoni che hanno 300.000 milioni di dollari nel loro bank account e che si possono permettere di andare a scuola alle 10 del mattino senza che ci siano ripercussioni. L'assassino di questa stagione si chiama Il Druido. Un anno dopo che un ragazzo è stato ferocemente ucciso al di fuori di un condominio, le persone che abitavano in quel condominio e che quella sera non hanno fatto niente per aiutarlo cominciano ad essere brutalmente assassinate. Chi è l'assassino? Il druido è tornato? Beh, io vi consiglio assolutamente di guardare questa serie perché già nella prima puntata muoiono tre persone. Alcuni di questi personaggi vengono presentati come se fossero personaggi molto importanti e che in realtà possono anche piacerti da un punto di vista un po' strano o che comunque hanno un impossibile sviluppo della trama e vengono uccisi in una puntata di 48 minuti e ti devi ricordare che è una serie in cui ogni stagione è una storia nuova e quindi tutti i personaggi possono morire. Allerta spoiler. Beh, io non mi voglio dilungare troppo perché non voglio annoiarvi, però vi consiglio di guardare questa serie se siete amanti dell'horror o se avete voglia di provare un po' di brivido. Ogni stagione è comunque una storia a parte, quindi non c'è bisogno di incominciare dalla prima, potete guardare prima la seconda, la terza, la prima o insomma nell'ordine che preferite. Io vi saluto, vi auguro una buonissima giornata o serata, dipende quando guarderete questo video. Mi raccomando, non fatevi fregare da Pamela Prati.